Oggi siamo venuti a Fontana di Trevi perché ultimamente, siccome si stanno stringendo molti controlli nelle metro o comunque molte persone sono bruciate nelle metro, pare che hanno trovato terreno fertile qui. Tanti turisti, possibilità di spingere, perciò tu passi per muoverti devi spingere persone e è facile fare i portafogli o altre cose. E poi le vie di fuga sono tante perché Fontana di Trevi ha 4 o 5 vie d'uscita volendo. In ogni caso tu riesci comunque ad andartene, nascondere la refurtiva e ritornare. Però è molto difficile qui beccare il pickpocket, il borseggiatore, perché si mischia molto bene vestito da turista in mezzo ai turisti. Noi adesso facciamo un po' un appostamento e vediamo se riusciamo a capire chi sono i pickpocket di qua. Cioè, si mettono in fila quando la gente cammina, sì, con le borse sono lì e quindi poi si diventano. Sì, ma li vedi, c'hanno la classica borsa quella stupida, capito? Cioè, raga, è incredibile che a Fontana dei Trevi la preoccupazione sono i turisti. Il romano glielo dice, ti devi levare. Toccando. Voglio dire che a Roma puoi rubare, picchiare, fare risse, non ti succede niente. Ma se te metti seduto anche per terra alla Fontana dei Trevi ti portano via, cioè è più celere la polizia locale su chi sta seduto che sulle persone che rubano. Allora lì non sono scale, non deve scendere, deve scendere, usare quelle e quell'altra scala, non deve scendere là perché poi la seguono, mi fa la cortesia, io ho capito chi viene lei, l'ho riconosciuta. Deve scendere dalle scale normali come tutti gli altri, lei è il signore. Va bene, ce l'ha detto, adesso l'ho saputo. Ma guardi, se non c'è un divieto è difficile saperlo. Divieto, scusa, lei usa quelle scale, io uso le scale. Io a casa uso così le scale. Bravo, complimenti. Se lei non ce la fa, mica è colpa mia. Sì, arrivederci. Arrivederci. A Roma la cosa proibita non è rubano, è non scendere da questo gradone qua praticamente. Se scende da questo gradone qua, fidate che variano 4 persone dalla polizia locale. No, una, 4. Te lo dico, sapevo. Parla perché ovviamente non sapendo la lingua inglese, se io lo spiego così in modo aggressivo, ti fischi. E dai, fischi. Io lo dico in modo molto romano. Fammi l'idea che sta a far video il turista, andiamo a vedere. Ma non lo sapeva. Ma che è successo? Perché mo lui non sapeva che non si poteva appoggiare lì. Ah, vabbè, e lui sta che dicendo che se non paga 400 euro se lo portava via. Ma c'è una multa. Stai esagerando? Ha messo il bambino nell'acqua. Ma anche c'è l'acido cloridrico dentro. No, ma cioè, ma come si fa? Cioè, dentro c'è l'acido cloridrico. Però che te lo vuoi portare via per 400 euro? No, perché non c'è i documenti. No, i documenti, però insomma non lo sapeva. Vabbè, dai, importante il 68, dai. La risolviamo, però non può fare quell'atteggiamento. Stai a Roma, adeguati a Roma. Io voglio rispetto per la città. Rispetto per la città. You must respect the sound for it. Now you told me the rules. Al di là della disorganizzazione, al di là dei turisti che comunque si comportano alcuni male, ci sta, però quando si arriva in uno degli spot più importanti di Roma, veramente uno dei più importanti perché la quantità di persone che passano di qua è elevatissima, bisogna mettere persone che si presentano bene, persone che sanno dare indicazioni, che sanno realmente entrare anche in empatia col turista, anche semplicemente a livello visivo. Purtroppo ho visto gente un pochettino scazzata, questo mi dispiace perché crea problemi e dà una brutta immagine a tutti. E la bellezza del monumento in sé, francamente, ne va a perdere perché quando fai una pessima esperienza, che se ti avvicini troppo all'acqua ti strillano, e ci sta. Se ti metti seduto in una parte dove non c'è scritto non mettersi seduti, però ti dico in quel momento non ci si può sedere, dopo 10 minuti ci si può sedere in quella parte, perché è tutto legato all'indolenza di chi controlla. Il romano glielo dice, ti devi levare. Toccando. Mo controlli faccia alzare. Diciamo anche un po', se posso permettermi, è stato un po' anche eccessivo l'intervento insomma della municipale che insisteva per i 400 euro di multa che se non lui non pagava lo so portava via. E infatti gli ho detto guarda, il ragazzo non lo sapeva venendo dall'Inghilterra, insomma non sapeva che non si poteva fare. E infatti poi quando siamo arrivati si è un po' calmato. Era un po' stato eccessivo la cosa di se non paghi ti porto via. Faccio una cosa,
Questo dovrebbe essere il cartello che spiega tutto, compresi i divieti. Premesso che è scritto piccolo, che sta in un posto assurdo, che è consumato. 40, non sono 400. Sì, no, però al di là di quello, cioè, noi partiamo dalla comunicazione, questa è comunicazione istituzionale. Regà, questo è un adesivo. Partiamo da una cosa, qui ci hanno pisciato, qua ci hanno attaccato adesivi, questo hanno grattato, cioè, ma potete presentare alla Fontana di Trevi, una delle attrazioni principali della capitale italiana, questo è quello che si presenta. Allora, invece di fischiare la gente, rifate sto coso, fate sì che la gente possa leggerlo, dove c'è informazioni, dove ti trovi e le regole per stare qua. Qui chiunque ti dice io non l'ho lette, sia perché non sono leggibili, ma anche perché stai in una posizione indecorosa. E presentate in un modo indecoroso.